Quali saranno i miei correttori preferiti? Cioè quelli che uso praticamente sempre. Ciao, sono Sam e ho una depressione. Attraverso i miei social e il mio blog faccio vedere come una persona con questa patologia riesce a fare praticamente tutto. Ha una vita con i suoi alti e bassi, come quella di tutte le persone. E mi prefiggo di eliminare lo stigma su queste malattie. E lo faccio attraverso i miei pensieri e le mie passioni. Una di queste è il make-up. Partiamo con i prodotti. Ne ho scelto uno per tipo di utilizzo che ne faccio. Il primo è questo. È di Astra, della linea Pure Beauty. Ed è un correttore molto carino, fluido. Allora, io l'ho scelto in questa tonalità molto chiara. Si sfuma molto facilmente. Ora, io ne ho messo uno sproposito per farvelo vedere, però io ne metto molto meno. Perché è così chiaro? Perché lo utilizzo per illuminare quando faccio il contouring. Quindi lo metto in questa zona, in questa, sotto, qui magari, la fronte. Insomma, lo uso per illuminare le zone. Mi piace perché è dura, non secca, in effetti è idratante e ripolpante con burro di karité e proteine della soia, ma soprattutto se sfumato bene non va nelle pieghe. Altro correttore che io adoro è il cancelletà di Maybelline. Ora qua ho la versione rosa perché quella nude che uso di solito l'ho letteralmente finita di nuovo. Lo uso anche questo tutti i giorni, ho scoperto la tonalità rosa, mi è piaciuta tanto. In realtà io ne avevo uno di Essence tantissimi anni fa che era rosa e praticamente non l'ho più trovato, l'hanno tolto di produzione e non ho mai trovato un sostituto di quel correttore rosa e ora l'ho trovato ed è meraviglioso, cioè non so se ripasserò agli nude perché oltre a minimizzare l'occhiaia illumina e boh, lo adoro. Questo è il motivo per cui io potrei essere considerata un'azionista di Catrice. È l'Ultimate Camouflage Cream ed è un correttore in crema appunto e nulla, come vedete le consumo abbastanza perché questo qua è il mio correttore per le imperfezioni. Correttore per le imperfezioni perché ha una buonissima durata, si stende bene, si sfuma bene e appunto le copre alla perfezione. E io non so se ne troverò mai un altro con questa consistenza, con questa durata. Cioè io lo uso praticamente in ogni mio video, ogni giorno. Non ho tantissime imperfezioni, quelle poche le correggo e fa il suo lavoro egregiamente, non ci perdo tempo, cioè anche quando sono di fretta lo uso, perché si sfuma veramente facilmente. E quindi non potevo non metterlo tra i miei correttori preferiti. Invece i vostri correttori preferiti quali sono? Fatemelo sapere e se non lo fate già seguitemi per altri contenuti.